senza bavaglio, informazione libera, sempre. L'odierna puntata di Senza Bavaglio intende analizzare il comportamento del leader massimo del Movimento 5 Stelle, il noto comico Beppe Grillo. Per la verità ho deciso di dare spazio, analizzare, considerare il modus operandi, l'attività, le favole che raccontano i pentastellati, e quindi oggi è il turno di Grillo, poi ci dedicheremo a Di Maio e ancora proseguiremo attraverso Fico, attraverso Di Battista, perché siamo arrivati al punto, sono arrivato al punto, io che ho sempre schiaffeggiato la Prima Repubblica, mi trovo nelle condizioni di dire forse stavamo meglio quando stavamo peggio. Al di là delle favole raccontate da Di Maio, questo bambinello che crede di poter essere la panacea di tutti i mali, fa credere di essere la panacea rispetto a tutti i mali del paese, ma oggi voglio parlare del delirio di onnipotenza, della follia devastante che ha pervaso la mente di Beppe Grillo. E dico questo a ragion veduta e con dati di fatto. Le sue sono dichiarazioni, affermazioni davvero deliranti. Chi vive solo per lavorare è un miserabile. Chi ozia un rivoluzionario, si legge appunto in un articolo scritto da Beppe Grillo, pubblicato sul suo blog, che riprende in buona sostanza le parole di Tom Hawkinson. Ma d'altronde si legge l'ozio come stile di vita, oziare significa essere liberi di vivere la vita. Ma questa è follia allo stato puro, quella di Grillo, una follia pericolosa, perché l'articolo 1 della Costituzione recita: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. E consentitemelo, parliamo di cose serie. L'Italia, grazie a Dio, con tutte le sue disgrazie, con tutte le sue porcherie varie, però non merita di fare questa fine. L'Italia non può essere, a causa di Grillo, non può diventare il paese che elogia, passatemi l'espressione, il fancazzismo. Un Grillo che esalta a questo punto la poltronaggine, la sua è una apologia della poltronaggine. E voglio leggervi proprio le testuali parole, perché io potrei interpretare le sue dichiarazioni e darne un significato distorto, ma se sentiamo proprio, se ascoltate quello che scrive, quello che dice, penso che ogni commento da parte mia sia superfluo e il delirio sia sotto gli occhi di tutti. E infatti, leggo testualmente, Grillo spiega che il lavoro nobilita il capitale, il manager, il finanziere, il capitale, il manager, il finanziere, e immiserisce il lavoratore dipendente, il precario, il cococò, che assomiglia sempre più ad una bestia in gabbia. L'ozio è il padre e la madre di tutte le idee migliori. Cioè, l'ozio è il padre e la madre di tutte le idee migliori. Ditemi voi se questo non è delirio. Cioè, uno non fa niente, ozia e partorisce le più belle idee. Beh, d'altronde, questa è la logica di Grillo, perché il reddito di cittadinanza, che poi non potrà mai essere attuato, è una favola grillina, e il reddito di cittadinanza rientra in questa ottica del fancazzismo, passatemi l'espressione. Ma vedete un po' cosa si legge.
Una società evoluta è quella che permette agli individui di svilupparsi in modo libero, generando al tempo stesso il proprio sviluppo. Per fare ciò si deve garantire a tutti lo stesso livello di partenza, un reddito per diritto di nascita, sottolinea appunto Beppe Grillo. E appunto il titolo di questa rubrica, di questo suo intervento, è Società senza lavoro, che è stato pubblicato questo intervento sul suo blog personale il 14 di marzo. Io non riesco a farmene una ragione, a spiegare. Qui ci vuole uno psichiatra, perché per Grillo uccidere il lavoro è l'unico modo possibile per abbandonare il tunnel della depressione economica. Ancora, siamo condizionati, dice Grillo, dall'idea che tutti devono guadagnarsi da vivere. Sfido chiunque. Da che mondo è mondo? L'uomo primitivo andava a caccia la mattina, andava a caccia delle sue prede per vivere, per soddisfare il suo appetito. Ci si alza la mattina, il contadino si alza la mattina e va a zappare la terra per portare il pane a casa. Invece per Grillo, come si vede, appunto, è un condizionamento quest'idea che tutti dobbiamo appunto guadagnarci da vivere. Ma in effetti forse sto anche dedicando parecchia importanza a questo folle. C'è tutta una tradizione, una storia, una mitologia, c'è tutto il mondo greco e latino che parla del senso del sacrificio, dell'impegno. Il famoso paragone, no? La favola della formica e della cicala. E questo un discorso pericoloso, pericolosissimo, perché immaginate se un discorso del genere va a finire nelle scuole. Che insegnamento diamo ai bambini? Che mostro di esempio, di dottrina noi instilliamo appunto nei più piccoli? Qualcosa di davvero aberrante. E d'altronde la pigrizia è propria di quei paesi del terzo mondo in cui non c'è la logica del lavoro. C'è in questi paesi molte volte un sistema parassitario, una pigrizia, un far nulla che diventa condizione costante e quotidiana di vita che non farà mai crescere. Grillo evidentemente, perché proprio nei paesi del terzo mondo manca la cultura del lavoro. Allora Grillo cosa vuole fare? Ci vuole fare retrocedere a paesi del terzo mondo? È facile parlare in questo modo, oltre che evidentemente ci sono problemi mentali in Grillo, c'è una dissociazione. Ora non sono uno psichiatra per poter definire la patologia di cui è affetto il comico, però è molto facile per lui parlare così, uno che fa una vita da nababbo, la sua è una vita in vacanza. Pensate al suo reddito, ai suoi redditi, pensate poi ai suoi precedenti penali. Com'è strana la vita. Ricordo il grillo di Pinocchio di Collodi, e il grillo parlante era quello che stimolava, era la coscienza critica di Pinocchio. Qui invece abbiamo un altro grillo, un grillo che veramente andrebbe schiacciato, perché così instilla idee pericolosissime. E non vorrei che, soprattutto al sud, proprio queste chiacchiere di Grillo e dei grillini dei 5 Stelle sul reddito di cittadinanza, proprio queste chiacchiere potrebbero aver carpito la buona fede degli elettori. Ma stiamo parlando di favole, di follie, di sogni,
che terminano all'alba, come tutti i sogni. La follia di Grillo resta. Ecco, questo mi fa paura, che l'Italia, ripeto, un paese che pure ha vissuto e vive tante disgrazie, che ha vissuto Tangentopoli, possa andare a finire in mano ad una masnada di incapaci, i 5 Stelle, di persone che nella propria vita hanno fatto poco o nulla e che soprattutto hanno come leader assoluto un folle. Perché, consentitemelo, parlare in questi termini e denigrare il lavoro significa veramente distruggere ogni cultura. Questo è Grillo, questi sono i 5 Stelle. Chi ha votato loro nel breve e nel medio periodo si renderà conto. Ai lui. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.